Però c'è una cosa che fa parte un po' di ognuno di noi, l'aspetto musicale. Credo che ognuno di noi abbia... Guarda, questi signori... Pierino, Claudio, c'è una canzone che le ricorda Pierina? Non c'è una canzone? Signora Pierina, se sente una canzone non gli viene in mente Claudio? Una... No, una canzone d'amore non c'è? E forse è una cosa un po' più per quelli che sono insieme da poco. Sia gentile, c'è una canzone, signorina? Se sente una canzone... C'è? No, lei? Proprio una storia che ha del contenuto. Vi faccio sentire una canzone io di un cantautore che conosciamo tutti da 20 anni. Vi prego, anche quando parte questa canzone facciamo andare le braccia così. È una cosa che simpatica, viene il ritornello. 3, 2, 1, vai. Se bastasse una bella canzone. Bravi, cantiamola, cantiamola, poi vi spiego perché. A far piovere amore. Tutti. Si potrebbe cantarla un milione. Tutti, con l'anca, anche da seduti. Un milione di volte. Bastasse già. Tutti. Bastasse già. Dura 3 ore sto pezzo, sulle braccia. Non ci vorrebbe. C'è gente proprio. Poi tanto a imparare ad amare. Arriva il ritornello e tutti insieme. 3, 2, 1. Se bastasse una vera canzone. Per bravissimo. Applauso con le urla, come prima, applauso fortissimo. Allora, avete un accendino qua in queste file? Mi serve un accendino. Grazie, lancialo pure. Grazie, sei molto gentile. Voglio farvi vedere la multifunzionalità di questo semplice oggetto. Se tu vai a vedere un concerto, avete riconosciuto, no? Eros Ramazzotti, quello che canta con le olive a scolare nel naso, giusto? Se andate a vedere un concerto di Eros Ramazzotti, avete un oggetto di questa intensità in tasca, la reazione che avviene ad ognuno di noi quando ascolta una canzone come questa è più o meno quella che vado ad interpretare. Oltre a questo, tu non ti accorgi quando vai a un concerto che vuoi interagire con il cantante che sta a 200 metri di distanza da te. Quindi la scena che avviene è più o meno questa. Fermi voi con le braccia, parte la canzone, tu sei allo stadio e aspetti Eros, vai. Se bastasse una bella canzone a far piovere amore. Si potrebbe cantarla un Eros! Di volte. Non la so. Bastasse già. Bastasse di già basta. Non si vorrebbe poi tanto mare di più. 2 settimane dopo, stessa canzone, stesso concerto, Vasco Rossi. Stessa ubicazione, c'è Vasco Rossi. Parte la canzone. Respiri piano per non far rumore. Tormenti di sé. Vedi l'applauso dei drogati. Buonasera. Tenga, occhio, scusi. Scusi. Si era distratto, scusi. Ci sono delle canzoni edite in Italia da 20 anni. Abbiamo reso famoso e miliardario uno che è alto così. La più famosa sua è questa, vai. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Pierina, il testo di questa canzone. Gelato al cioccolato fino a qua non fa una grenza. Dolce un po' salato. Dove cazzo l'hai comperato? Pensa che è stata una canzone tradotta in tutto il mondo. Pensa in Brasile. Un brasiliano dice gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Ma come cazzo mangiano questi italiani? Io vedo che mentre mi esprimo ci sono un sacco di voi che si stanno divertendo, un sacco di voi che toccano quella a fianco e gli fanno però un po' di parolaggio, ha detto cazzo. Effettivamente non sono autorizzato ad esprimermi in questo modo davanti a gente che non conosco, ma a livello musicale in Italia appena diventi famoso sei autorizzato a poter dire quello che vuoi. Vi faccio sentire una canzone di Siria che parla di una storia d'amore, una canzone con grande ritmo ed energia. Vi prego, ascoltate attentamente le parole di questa canzone. Questa è una canzone che se tu fai un viaggio, metti su questa canzone, ti accompagna, ti dà ritmo, però vi prego, ascoltate le parole, vai. Vi dico io quando. Dica roba, ritmo. Aspettavo no. Dico io quando. Sto diventando una che vede. Pierina. Solo quello che si vede. E non è da me. Occhio. Come mi vuoi, come mi stai facendo vivere una vita che non è arriva la vita mia. Sì.
felice solo quando sto le mie dita e con la mia fantasia. Allora Siria, sei un po' zoccolina. Perché qui andiamo alla ricerca di un problema che abbiamo vissuto tutti nel corso della nostra adolescenza. Anche in questo campo le donne sono sempre state avvantaggiate perché sono da sempre al sistema digitale. Noi maschi siamo rimasti al sistema manuale e in giro c'è ancora qualche culatone che è rimasto al sistema analogico.